L'ordine del giorno reca lo svolgimento di interrogazioni a risposta immediata alle quali risponderanno la Ministra dell'Interno, il Ministro degli Affari Esteri, la Cooperazione Internazionale e il Ministro della Difesa. Invito gli oratori a un rigoroso rispetto dei tempi, anche considerata la diretta televisiva. La prima interrogazione all'ordine del giorno è la numero 32222 del deputato Fornaro, concernente iniziative di competenza volte ad agevolare le reiscrizioni all'anagrafe di persone in situazioni di disagio di cui è stata contestata l'irreperibilità nell'ultimo domicilio. Deputato Fornaro, a facoltà di illustrare la sua interrogazione. Prego. Grazie, signor Presidente. Signora Ministra, a seguito degli accertamenti effettuati dagli uffici comunali, le persone di cui viene constatata l'irreperibilità all'ultimo domicilio di residenza possono essere cancellate dall'anagrafe comunale. Questa è una situazione che accade in modo particolare alle persone con fragilità economica, psichica, familiare e ai migranti. Ovviamente la vicenda della pandemia di questi ultimi mesi, con conseguente perdita di lavoro e quindi peggioramento della situazione, ha ulteriormente intensificato questo fenomeno di migliaia di cittadini sostanzialmente invisibili alle istituzioni. Le procedure di reiscrizione all'anagrafe comportano spesso costi e tempi lunghi. Inoltre, in alcuni comuni sono previste sanzioni amministrative a carico delle persone che sono state cancellate. E trattandosi di persone spesso in gravissime difficoltà economiche, non sono in grado di sostenere i costi. In definitiva, le chiediamo quali iniziative di competenza ella intenda intraprendere affinché siano rimosse le attuali difficoltà, in modo che le persone che vivono nella condizione di essere state cancellate dall'anagrafe possano in tempi brevi e senza costi reiscriversi alla stessa per poter accedere ai servizi sociali e sanitari particolarmente necessari in questa fase di crisi economica e sanitaria in cui vive il nostro Paese. Grazie. La Ministra dell'Interno, Luciana Lamorgese, ha facoltà di rispondere. Prego. Signor Presidente, onorevoli deputati, l'onorevole interrogante, con riferimento alle persone in condizioni di fragilità economica o sociale, pone la questione della loro cancellazione dall'anagrafe della popolazione residente, sottolineandone gli effetti negativi sull'accesso alle prestazioni sociosanitarie, in particolare legate al Covid, citando la campagna vaccinale in corso. Desidero assicurare che le dichiarazioni anagrafiche sono esenti da qualsiasi tasso o tributo e di conseguente il procedimento di iscrizione o reiscrizione anagrafica è gratuito. D'altra parte, il procedimento di cancellazione per irreperibilità viene concluso a seguito di ripetuti controlli che abbiano dato esito negativo in un periodo non inferiore a 365 giorni. A seguito della cancellazione per irreperibilità è comunque possibile per l'interessato chiedere una nuova iscrizione, ovvero per il Comune procedere d'ufficio alla reiscrizione per successiva ricomparsa. Riguardo ai tempi, segnalo che l'ufficiale di anagrafe provvede a tale adempimento entro i 2 giorni lavorativi dalla presentazione dell'istanza o dagli accertamenti svolti, fatto salvo l'obbligo di verificare nei successivi 45 giorni l'effettiva sussistenza dei requisiti richiesti per la registrazione e in particolare quello della dimora abituale del richiedente all'indirizzo indicato nell'istanza. Segnalo che la normativa anagrafica prevede inoltre che il Comune registri anche le posizioni relative alle persone senza fissa dimora che hanno stabilito nel Comune il proprio domicilio. Ciò consente anche a tale particolare categoria di soggetti vulnerabili il pieno godimento dei diritti alle prestazioni sociosanitarie e la possibilità di ottenere i documenti d'identità. Assicuro comunque la massima attenzione da parte del mio Ministero e degli uffici incaricati di tali adempimenti nel monitoraggio di ogni situazione di difficoltà conseguente agli effetti sociali ed economici della pandemia. Deputati Quartapelle, Procopio ed altri concernente lo stato di avanzamento del negoziato relativo al patto europeo su migrazione e asilo. La deputata Lia Quartapelle, Procopio, ha facoltà di illustrare la sua interrogazione. Prego. Grazie Presidente. Nell'ultimo anno l'Unione Europea ha fatto dei passi in avanti importantissimi in termini di integrazione a causa della pandemia. Abbiamo imparato infatti finalmente che a sfide globali devono corrispondere risposte europee. C'è però una sfida globale che non ha ancora una risposta europea ed è la sfida delle migrazioni. Non basta, a fronte del drammatico naufragio di settimana scorsa, costato la vita a 130 persone, non basta dire di fronte a quei morti che è uno scandalo. Servono delle risposte vere,
che parlino di una missione europea di ricerca e soccorso nel Mediterraneo, dei corridoi umanitari finalmente europei e non solo italiani. Allora noi abbiamo una domanda: a che punto sono i negoziati sul patto per le migrazioni in ambito europeo? Quando è che vedremo finalmente un Next Generation EU anche sul tema delle migrazioni? La Ministra dell'Interno, la Borghese, ha facoltà di rispondere, prego. Grazie Presidente. Con riferimento al patto europeo su migrazione e asilo in corso di negoziato a Bruxelles, ho avuto già più volte modo di chiarire la posizione dell'Italia. La nostra strategia negoziale si incentra sul necessario riconoscimento della specificità della gestione delle frontiere marittime mediante sistemi di ricollocazione più stringenti per i migranti salvati in mare nel corso delle operazioni di ricerca e soccorso, le cosiddette operazioni SAR, così come prevede l'accordo di Malta del 2019. Su tale strategia ho avuto dei positivi confronti a Parigi con il ministro Darmanin e presto incontrerò anche il ministro tedesco Seehofer per fare il punto su tutta la situazione. Uno degli elementi di maggiore rilievo è l'affermazione di un giusto equilibrio tra responsabilità nella gestione delle frontiere esterne dell'Unione e solidarietà tra i vari Stati membri. L'andamento attuale della discussione a livello di Unione sul patto migrazione e asilo, devo dire che occorre approfondire ulteriormente il lavoro con gli altri Paesi per una rapida conclusione del negoziato, però che sia un negoziato che sia consapevole delle peculiarità della posizione italiana, anche se continuano a sussistere forti divergenze tra gli Stati membri sulle principali proposte relative proprio ai principi di solidarietà e responsabilità. Le priorità italiane, tra l'altro, sono state al centro dell'incontro ad Atene lo scorso 20 marzo con i ministri dell'interno degli altri paesi mediterranei dell'Unione Europea, Spagna, Grecia, Malta e Cipro. Come ricordato anche dagli onorevoli interroganti, il risultato politico principale della riunione è stato il documento congiunto inviato alla Commissione Europea, in cui vengono esplicitati due aspetti fondamentali: il principio di responsabilità abbinato all'equa ripartizione degli oneri e la necessità di istituire un meccanismo europeo gestito a livello centrale per facilitare i rimpatri su richiesta degli Stati interessati. In questo quadro è essenziale collaborare con i Paesi di origine e transito dei flussi. Per quanto riguarda in particolare la Libia, l'Italia è impegnata nel processo di stabilizzazione di quel Paese, delle sue istituzioni, proprio per lo storico rapporto bilaterale che unisce i due Paesi. Considerata la rilevanza costruttiva del dialogo tra l'Unione Europea e i Paesi di transito e origine, non è senza rilievo la mia prossima visita in Tunisia insieme alla commissaria per l'immigrazione Johansson. Deputati Molinari ed altri, concernente chiarimenti in ordine a una recente circolare del Ministero dell'Interno con riferimento alla fascia oraria di svolgimento di attività dei servizi di ristorazione con consumo al tavolo e al coprifuoco alle ore 22. La deputata Bordonali ha facoltà di illustrare, Bordonali ha facoltà di illustrare l'interrogazione di cui è cofirmataria. Grazie Presidente. Ministro Lamorgese, il 24 aprile scorso il Governo ha stabilito per bar e ristoranti la possibilità di lavorare all'aperto fino alle 22. Contestualmente sempre il Governo ha confermato il coprifuoco sempre alle 22. A seguito di questi provvedimenti, da un lato il Ministro Gelmini assicurava che i clienti si potessero fermare a bar e ristoranti fino alla chiusura, quindi fino alle 22. Dall'altro lato però il suo sottosegretario Sibiglia, citando una circolare del Ministero dell'Interno, indicava perentoriamente che i cittadini alle 22 dovessero trovarsi presso la propria abitazione. Penso che fare chiarezza su questa questione diventa essenziale, perché se l'indicazione del sottosegretario Sibiglia fosse quella a cui i cittadini italiani devono attenersi, verrebbe meno la possibilità data ai nostri ristoratori baristi di lavorare fino alle 22. Quindi, Ministro, le saremmo grati se volesse fare chiarezza su questa questione. La Ministra Lamorgese ha facoltà di rispondere, prego.
Gli interroganti lamentano una incertezza interpretativa delle nuove disposizioni concernenti lo svolgimento delle attività dei servizi di ristorazione, come previsto dall'articolo 4 del recente decreto legge numero 52, derivante a loro parere dal richiamo al limite orario agli spostamenti contenuto nella circolare indirizzata ai prefetti il 24 aprile scorso. In realtà il limite orario agli spostamenti, il cui inizio è fissato alle ore 20 con termine alle ore 5 del giorno successivo, discende direttamente dal DPCM del 3 marzo 2021, la cui applicazione, come è noto, è confermata fino al 31 luglio di quest'anno dall'articolo 1,1 del citato decreto legge. Lo stesso decreto, al comma 1 dell'articolo 4, nel disciplinare le attività dei servizi di ristorazione in zona gialla, fa espresso riferimento al rispetto del suddetto limite orario, riferito a tutte le attività svolte da qualsiasi esercizio. Non vi è pertanto incoerenza tra quanto affermato tra il disposto legislativo e quanto contenuto nella circolare del 24 aprile, che correla le nuove disposizioni in materia di graduale ripresa delle attività in questione ai limiti orari cui esse vanno incontro nel relativo svolgimento. Analogamente a quanto è avvenuto fin dall'insorgere della pandemia, anche i controlli sul riavvio in zona gialla delle attività dei servizi di ristorazione seguiranno criteri ispirati a equilibrio, ragionevolezza e proporzionalità. Aggiungo che la concreta osservanza delle prescrizioni anticontagio non può prescindere anche dal senso di responsabilità dei singoli cittadini, chiamati innanzitutto ad astenersi da condotte elusive delle disposizioni nel superiore interesse della salute pubblica. Quanto infine all'ipotesi di eliminare il cosiddetto coprifuoco, almeno nelle zone gialla e bianca, è appena il caso di rammentare che, anche come stabiliscono anche gli ordini del giorno approvati ieri, il Governo si è impegnato a valutare entro il mese di maggio un aggiornamento delle decisioni assunte sulla base dell'andamento del quadro epidemiologico, oltre che dell'avanzamento del piano vaccinale. Deputati Migliore ed altri, concernenti iniziative di competenza in relazione alla recente tragica vicenda del naufragio di un'imbarcazione di migranti nell'ottica dell'auspicio coordinamento con le autorità europee volte ad assicurare tempestive operazioni di soccorso dei naufraghi nel Mediterraneo. Il deputato Marco Di Maio, facoltà di illustrare l'interrogazione, di cui è cofirmatario. Prego. Grazie Presidente. È il momento della vergogna, ha detto domenica Papa Francesco con riferimento alla strage che ha portato via la vita a circa 140 persone nella notte tra il 22 e il 23 aprile scorsi. E credo che le parole del Santo Padre interroghino non solo i cattolici, non solo i fedeli, ma tutti, soprattutto le istituzioni, perché quel naufragio, quella strage si poteva evitare. È il frutto di incertezze e rimpalli di responsabilità intollerabili. Somali, eritrei, sudanesi che, come ha scritto Avvenire, non avranno nemmeno diritto a un nome sopra un mucchio di sabbia, persone che non avranno nemmeno la possibilità, la dignità di essere e di avere una degna sepoltura. Chiediamo quindi al Governo, alla Ministra Lamorgese, di cui apprezziamo la competenza e l'autorevolezza, di attivarsi per chiarire le eventuali responsabilità in capo anche al nostro Paese, ma soprattutto chiediamo anche un impegno e quali siano le azioni che si vogliono intraprendere, sfruttando anche la ritrovata credibilità, il peso internazionale che il Governo Draghi ha riattribuito al nostro Paese sul piano europeo e appunto internazionale, per mettere in campo una strategia che faccia sì che l'Europa senta maggiormente la propria responsabilità e consideri a tutti gli effetti il Mediterraneo non una frontiera, ma il cuore del nostro continente. Grazie. La Ministra dell'Interno Luciana Lamorgese ha facoltà di rispondere. Prego. In base agli elementi attualmente in possesso, risulta che nella mattinata del 21 aprile 2021 l'autorità SAR libica ha assunto il coordinamento di due eventi SAR che erano stati segnalati sia alle autorità libiche che a quelle maltesi e a quelle italiane dalla ONG Alan Forn, a circa 15 miglia nautiche a largo della città di Al-Khoms. La Guardia Costiera libica, nonostante le condizioni meteo-marine avverse alla navigazione, è intervenuta nel soccorso di 104 persone a bordo di uno dei due gommoni segnalati, recuperando due cadaveri.
In funzione di supporto alle attività di ricerca nel tratto di mare, è stato inoltre dispiegato su richiesta dell'Italia un assetto aereo dell'agenzia Frontex e un ulteriore velivolo della Marina Militare. Nell'operazione di ricerca sono state ingaggiate, sempre sotto il coordinamento delle autorità libiche, 4 unità mercantili presenti nell'area che non erano riuscite a individuare il secondo gommone cui si fa riferimento, rinvenuto soltanto nel corso della mattinata del 22 aprile 2021, parzialmente sgonfio e senza persone a bordo. Successivamente le autorità libiche, pur in condizioni di mare critiche, hanno proseguito le operazioni di ricerca con un proprio pattugliatore. È evidente che una parte fondamentale del drammatico tema posto dagli onorevoli interroganti è correlato alle iniziative di cooperazione con i paesi di origine e di transito dei flussi migratori. Unitamente all'auspicio di una rapida stabilizzazione politica del Paese, nel corso dell'incontro avvenuto a Tripoli con le massime autorità libiche di qualche giorno fa, ho manifestato ai miei interlocutori la piena disponibilità dell'Italia a sostenere progetti di collaborazione a tutto campo e a sollecitare l'Unione Europea a prestare al governo di Tripoli il massimo e più concreto sostegno. Nel corso dell'incontro, ovviamente, è stato affrontato anche il tema migratorio, che è connesso con la questione della lotta alle organizzazioni criminali dedite al traffico di esseri umani e punto di fondamentale importanza al rispetto dei diritti umani dei migranti e dei rifugiati. Quanto all'esigenza di un maggior coordinamento tra diversi attori, anche internazionali, della sicurezza in mare, volta a prevenire il verificarsi di tragici episodi di naufragio con perdite di vita umana come quello che purtroppo è avvenuto, posso assicurare che il comportamento delle nostre autorità è costantemente improntato alla massima e responsabile collaborazione ai sensi della Convenzione di Amburgo. Sono molteplici in questo senso gli interventi di soccorso dispiegati in alcuni casi anche immediatamente fuori delle nostre acque SAR, allorché viene segnalata la condizione di estremo pericolo in cui versano le imbarcazioni dei migranti. Una migliore azione in questi sensi potrà certamente anche giovarsi del rafforzamento di Frontex con l'implementazione delle sue capacità operative, obiettivo che il Governo persegue costantemente in sede europea. Siamo all'interrogazione numero 3-22-26, deputati Lollobrigida ed altri, concernente chiarimenti in merito alle misure di controllo disposte in relazione alle recenti riaperture dei servizi di ristorazione, degli spettacoli e di altre attività all'aperto. La deputata Frassinetti ha facoltà di illustrare l'interrogazione, di cui è cofirmataria. Prego. Presidente, Ministro Lamorgese, il decreto legge 22 aprile 2021 numero 52, ha stabilito che dal 26 aprile nelle zone gialle siano consentite nuove modalità di spostamento e siano riaperte molte attività. Alla luce di questo, il capo della Polizia ha inviato una circolare ai questori chiedendo di intervenire, che invece sarebbe più necessario intensificare i controlli sugli arrivi dei migranti irregolari via mare o sulle manifestazioni che violano palesemente le norme sul distanziamento. Sono 8.864 nei primi 4 mesi del 2021 i migranti sbarcati, oltre il doppio che nel 2020. Pertanto si chiede quali iniziative si intenda assumere per garantire che l'intensificazione dei controlli disposti dal Governo sia proporzionale alla reale portata dell'emergenza e che non vengano colpiti solo i cittadini che svolgono regolarmente la loro attività, ma siano rivolti soprattutto a combattere l'immigrazione clandestina. La Ministra dell'Interno, Luciana Lamorgese, ha facoltà di rispondere. Prego. Signor Presidente, onorevoli deputati, gli onorevoli interroganti si soffermano sui controlli delle forze di polizia sul rispetto delle più recenti misure adottate dal Governo per il contenimento della diffusione del Covid-19 e ritengono di individuare una simmetria tra i controlli operati sui cittadini italiani e quelli sui migranti, evocando in particolare rischi sanitari connessi ai flussi migratori.
I due temi appaiono sicuramente di particolare rilevanza, ma riguardano momenti diversi delle attività delle forze di polizia. Circa quest'ultimo aspetto, ho già avuto modo di precisare che tutti i migranti giunti sul territorio nazionale, prima del loro inserimento nel circuito dell'accoglienza, sono sottoposti a rigidi protocolli sanitari finalizzati al contenimento del contagio da Covid-19 e regolarmente svolgono un periodo di quarantena. Infatti, i migranti scendono dalle navi, individuate quali sedi di svolgimento della quarantena, soltanto dopo aver fatto il tampone con un esito negativo. Evidenzio inoltre che per le attuali esigenze di vigilanza alle strutture di accoglienza dei migranti e per i trasferimenti in ambito nazionale sono quotidianamente impegnate circa 900 unità di rinforzo dei reparti inquadrati a supporto delle attività espletate dai presidi territoriali di polizia. Ai predetti servizi di vigilanza concorrono anche militari delle forze armate dell'operazione Strade Sicure per un numero di 1.300. Tanto premesso, è importante sottolineare come tutto il Governo si è impegnato a favorire un graduale ritorno alla normalità e in tal senso il decreto legge recentemente approvato lo scorso 22 aprile costituisce un concreto passo in avanti. Si tratta di un passaggio delicato che richiede prudenza e che presuppone un forte senso di responsabilità da parte di ognuno di noi nel rispettare le indispensabili misure a tutela della salute di tutti. In tal senso le circolari che sono state richiamate dagli onorevoli interroganti traducono in pratica queste necessarie misure concentrandosi selettivamente sulle aree interessate dalla presenza di esercizi aperti al pubblico e come tali soggette a più intensi flussi di mobilità e possibili assembramenti. Infatti, in una fase cruciale per la campagna vaccinale in corso e nella quale stiamo riaprendo gradualmente le attività economiche, sarebbe un grave errore trascurare il più attento rispetto delle misure di contenimento del contagio che farebbe correre al Paese il rischio di un arretramento che vanificherebbe i sacrifici finora sopportati dai cittadini italiani. Quindi assicuriamo, per quanto riguarda i migranti, che tutte le iniziative di carattere sanitario sono portate avanti e sono continuamente monitorate dal Ministero dell'Interno, proprio per evitare che ci sia un ulteriore incremento anche di positività da parte di altri cittadini da Covid-19.